No, è buono! È buonissimo! È tutto buono! Ragazzi, che buono! No! Девчонки. Привет. Вы уже всю Россию почти съели, да? Да, практически да. Всю Россию. Вся. Мы еще вот сегодня добрались до Урала. Да? Это далеко. Что такое Урал? Avete mai sentito di parola Urala? Ma sì, certo. È la Urales. È la catena montuosa. È una moto. Ah, no, certo. Non lo sapevo. Io... C'è anche una macchina che si chiama Ural. Io ho anche un amico che si chiama Ural. Ah, sì? Il capoluogo di Ural è Yekaterinburg. Ah, vabbè, ho capito, okay. Capito. In questo territorio famoso. Ci sono 120 di nazionalità diverse. Dato che il territorio è molto molto vasto, non si può assaggiare tutto. Tutto, ma abbiamo scelto i nomi molto molto conosciuti, molto molto famosi. No, ci siamo, dai, la mia pancia è pronta per mangiare, quindi portate cibo che qua siamo belli carichi e affamati. Guarda, mi sono anche rimboccato le maniche proprio per... Ragazzi, siete pronte? Pronte! Come al solito! Sì! Io no, perciò ciao! Ciao! Che ci guarda. La madonna, che sono? Sono così felice di essermi sbagliato. Non è niente di brodoso, ma è qualcosa che all'occhio è buonissimo. Ed è solido, Morino. Butta la forchetta. Ah, un bello aspetto. No, no. Sì, butta. Mancini, se no ti metto in angolo, sui scesce. Possiamo con le mani, giusto? Sì, certo. Dai. O sei mancini? No. Ma questo sì, cos'è? È patata e formaggio. La banana sopra. No, sarà no. Le patate, dai. Patate. La natura ci dà le patate. Patate. Ci dà anche le banane, però. Non ci può toccare la mano. Hai visto? Si chiama Shanga. Ma è buonissimo. Buono. È strabuono. Ah, di Shanga? Di Shanga? C'è da dire che proprio anche... Il contrasto tra la pasta e la patata è un'armonia perfetta. Che spesso per queste pause con il ripieno o purè di patate o usano anche ricotta russa, porak o anche un porridge. Poi lo cucinano, preparano un pasto, mettono un pezzetto di burro. Ancora burro. Sopra patate e sopra burro. Ancora burro. Si dice burro con burro e sopra burro. Per questo anche per questo è buono. Cavolo, il burro rende buono tutto, vero? Perché queste qua origini di tribù di Finlandia nei tempi in che occupavano parte del nord di Russia. Ma va? Buono, veramente buono. Era per non sprecarne un altro. Domanda, capito? Da voi patate di solito come si usano? Purè. Sì, è più un contorno. Esatto, usiamo tipo patate al forno. Bravissima. Oppure il purè. Vedo che la maglietta ci sta stretta. Perché ho mangiato troppo. Perché ho mangiato troppi shanghi. È così. Allora, pelmeni e... I pelmeni. Sempre tortelli. Ma basta questi tortelli! Ha detto lui stavolta. Ma anche questa, basta. Ma basta la smietana, basta! Quali li so fare io questi, con la macchinetta, così? Davvero? Anche su quella macchinetta. Ma che cazzo, non li fai mai? Ma come hanno due forme diverse? Perché dipende come li dalla... possono essere. Ma quindi, adesso noi iniziamo col classico e poi dopo la sorpresa andiamo per l'ultima. Iniziamo con la sorpresa, oggi non ci andiamo bene. Ma questa è capusta, dai. Ma come no? Sta di capusta. Però aspetta, aperto mi piace già più di più l'odore. Cos'è? Cipolla? Ma c'è una sorta di... Cos'è? Cipolla o verdure? Che buona! Radice di... È un rimedio russo. Sì, perché pizzica un pochino. È un rafa, no? Rapa. La rapa. Ravanello. Ravanello! Rapanello. Ma sei un ravanello, sei? Rapanone, Rapanuni, Ravanellone. Sì. Ma che buono. Questa roba, Morino, è veramente eccezionale, è veramente buonissima. È buonissimo. Buono, mi piace. Non li avevo mai assaggiati così. Rapa con burro, con un po' di sale e poi questo qua è non è un piatto proprio famoso. Perché anche tanti russi
non hanno mai assaggiato i pinguini quando eravamo. Ah, ma è buono, eh! Fidati che è buonissimo. È buono, però. Ragazzi, questo è spettacolare. Ah, ci sono uno. Ah, ma la dimmi. Quindi mangio, io mangio tu, questi, esatto, io te li lascio. E lei mangia direttamente lo svezzano. Vedi che li abbiamo chiamati? Arrivati! Certo! Queste sono delle frittelline, fritte. E questa invece cos'è? Questo con il limone? Io con le mani questo. Vabbè, ma sì, no, certo, era per indicare la forchetta, non per mangiare, sì, chiaramente. La uso lo stesso, la uso lo stesso! Oh, ero piccolo. Assaggiamoli questi. Ah, ma questi vanno con questa salsina? Sì. Ah, devo pucciare. Tu pucci. Si chiama Makala. E sarebbe una salsa di? Di kefir e aglio. Che buon profumo che sarà questo. Si puccia anche in salsa. È fritta, non è buona. Oh, buono. Puccia in salsa. No. Sì. No, sì, no. È un piatto tipico di Perm. Perm. Ma poi a me quello che piace è che voi fate tante di quelle cose così ripiene di carne che per me è proprio il mio paradiso. E come si chiama? Passiculciche. Ecco, la pasta è buonissima. Sì. Sai cos'è? È molto salata la carne dentro. La carne dentro è molto salata. Perché questo qua quando li appena frigge, no? E quando li apri il succo si spruzza. Per questo si chiama passiculciche. Ah, ok. Ma sarebbe tipo spruzzariello. Boh, voto da 1 a 10? 10 proprio. Questo non lo mangi, la coda del... Ho bucciato! Ho bucciato! Appunto perché è arrivato anche la mia che... Ho bucciato, è buono! Ma non è troppo salato, cosa mi freghi, cacchio? Sono buoni questi, però adesso sono curiosa di assaggiare il dolcetto. Esatto. Автор, мне кусок чуть-чуть побольше, пожалуйста. Больше, чем Али? Да, конечно. Почему? Она, потому что она не понимает. Поэтому... Cos'è che state dicendo? Ve lo chiedo adesso. Quando è che andiamo negli orari? Bisogna andare presto. Quando sponsor? Allora, tu sponsor per gli orari. Stai vedendo quanto siamo felici di mangiare? Siamo felicissimi, ragazzi. Non vuoi invitarci lì per assaggiare il loco con tutte le nostre specialità? Vero che lo vuoi? Allora. Signor Urale, ci inviti. Scrivici. E noi vediamo. Sapere. Noi siamo già lì. Frittatine di patate! Sì, beh, dai, anche questa la facciamo noi, in effetti. Infatti, questa mi ricorda, sì. C'è un po' il sud, probabilmente, fanno... Vero? Questa si vede su patate. Sì. Ah, sì? Ma questa è la classica frittata, questa, diciamo, ce l'abbiamo anche noi, adesso. Sì, perché appunto è una cosa facile da fare, abbastanza veloce, economica. Sì. E poi è gustosa. Dammi quella forchetta. Ma sei fuori? Ma... No, me l'ha rubata. Quanti anni hai? Ho quasi 35. Questa qua dicono che il piatto più amato dei bambini ignorali e poi è stato, cioè un piatto povero, ma è stato diffuso nelle zone industriali. Patate vengono tagliate, poi metti latte, uovo, un po' di spezie e metti nel forno. Così viene questo tipo di... Così gratinato, cioè, sennò... No, ma questo è perfetto. Perfetto, ci sta. Se per esempio voi portate qualche amico italiano in Russia per la prima volta, qualcosa li sfamate come prima cosa? Sì. Io vi faccio assaggiare il borscht, i pelmeni, che sono questi ravioli. I ravioli, esatto. Okay. Quante ne mangi tu? Buone. No, buone, beh, piatto normale. Siete pronti per il dolce? C'è anche il dolce. Siamo prontissimi, siamo pronti e grassi. Ta-na! Oh, una torta cicciosa. Ma è più grande il tuo. Lo so. Aspetta, domanda fondamentale, è alcolica? Sì. Sì.
Che problemi hai, Mancini? Se vedo l'alcol mi surriscaldo. Aspetta un po'. Dov'era un pezzetto più grande? Scusami, non è giusto, perché... Mamma, perché lei ha la torta più grande della mia? Потому что я спросила на русском. Liquore al cioccolato, dolce un po' salato. Ma che Sanremo è finito? Liquore al cioccolato. Ho sentito certe canzoni, tu me le vieni a cantare tutte. Che la base di bibita e di torta è uguale. Cioccolato? No. No! Alcol. Cioè, alcol. È un dolce all'alcol. Ma che bello che è. Paddo. Ma che bello. Ma sei sicuro che nell'italiano si dica paddo? Paddo. Paddo? Ma non l'ho mai sentito. Sì, ma... Giuro. La torta al cioccolato. Ma non è cioccolato, basta cantare al cioccolato se non è cioccolato. Boia. Svei, suoni. Che buono. Vabbè, perfetto. Perfetto, a parte questo è buonissimo. Che super tortino. Ma anche tra i due l'abbinamento è ottimo. Questo fatto su base di farina di pado. Sì, ci ho un po' zucchero, uovo. Ma è strano, ma è buono. Sì, si chiama bibita dolce di Ural. Come gelato gusto banana. Sì. Non ha nome. Sì. Perché vi devo dire che questo alcolico l'ho fatto io. Brava! Cazzo, ma veramente? Brava Lari, brava. Quanti talenti. Allora facciamo un brindisi a mamma Lari, dai. A mamma Lari che ha cucinato. Tutta squadra di Kuzno. Signori, grazie di questa esperienza pazzesca. E cercate di mangiare meno pilmieni e meno patate. No, però i buoni, veramente sono buoni. Mamme, grazie. Mamma, spasiba balcioi, Daria e Ilarisha. Ilarisa. Ce la esce moscia. Krasiva da svidania. Cioè, wow. Bomba. Gli antichi. Zitti, vi sento. Silenzio. Andate a parlare a casa vostra. È normale, cosa vuoi? No, è buono! È buonissimo! È tutto buono! Ragazzi, che buono! No. Shake, 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 ma che botta, se la prima botta sul dente con la taccia. Mazzabuz, mazzabuz. Ecco te parla. Insieme ci sta bene questa salsa. Io me ne vado da voi. Perché? Basta, perché non mi... No, adesso lo ascolto. No, no, ti ascoltiamo. Ma dove vai? Scusa. Puccia in salsa. Adesso lo puccio. Puccia in salsa. Ma puccia tu in salsa. Ma questo qua. Ma dove trovate gli ingredienti? Il paddo, dov'è che lo trovi in Italia? Ma tutte quante cose procuriamo qua. Che pure penne di rene ci arrivano dai mercati. Tu chiedi come possiamo procurare una farina di bacche. Per una volta c'ha ragione. Effettivamente ho sempre chiesto a Milano una renna dove l'hai trovata per grattugiargli. Però